Uè, Nixon. Eh? Una bella carriera, eh? Poi da niente, eh? 200 milioni di americani, tu il primo. No, no, io niente. Sono anche più giovane io. No, voglio dire, ho meno problemi. Che poi anche tu sei uno normale, come tutti gli altri. Voglio dire, della tua intimità, non so, per esempio, anche tu, prima di andare a letto, ti lavi i denti, ti metti il pigiama, ti infili sotto le coperte, e poi sei lì, e prima di addormentarti, pensi a qualcosa, così, capita anche a me, è uguale, se lì pensi, senza sforzo, pensi alla pace. Che dormita, eh. E poi, lo so, ti vedo anche in un'atmosfera un po' familiare, sei lì a tavola magari con la Patti, sei lì che mangi, non so, mangi una torta, ma a me i dolci non mi piacciono, a te sì, sei goloso, mangi una torta, ti tagli una fetta, sei lì, l'Italia, la Germania, il Giappone, facciamo così, che mangiata, E poi, dopo mangiato, anche tu andrai... Che tu andrai con licenza, andrai a... O no? Cioè, perché quelli lì ci vanno o non ci vanno? E non ci vanno anche loro. Sì, e non è che uno vada lì proprio per pensare, ma già che lì temporeggia nell'attesa. E sei lì e pensi a qualcosa così, pensi alla guerra... Gli aeroplani, donne, bambini, 40.000 giovani americani, il Vietnam, che cagata.